Buongiorno a tutti, prego, Franco Segreto con lo Sport. Buongiorno mister, io volevo chiedere questo, se si è fatto praticamente, se si è dato una spiegazione su questa squadra che contro il Cittadella ha disputato un ottimo secondo tempo, contro il Chieva ha avuto un'ottima reazione e invece a Chiavari contro Rendella ha lasciato tantissimo a desiderare, tant'è che venne in dichiarazione del posto gara che c'erano stati inguardabili, abbiamo spiegato tutti, io compreso. Si è dato una spiegazione di questo, di quest'anima di questa squadra, che cosa ha nel suo DNA? Grazie. Ma noi abbiamo sbagliato due partite in modo clamoroso, Livorno e Entella. Secondo me non avevamo recuperato né fisicamente né mentalmente. Io ho cambiato 4 giocatori inizialmente, però se devo essere onesto, al di là di tutto quello che c'è in giro o che si dice in giro, mi sembra che nel globale sia venuta a mancare la squadra. Perché se poi andiamo a ricondurci sempre ai 4 che sono subentrati, ma anche gli altri hanno un sottotono rispetto alla partita con il Chievo e con il Cittadella. Perciò molto probabilmente né fisicamente né mentalmente, soprattutto più mentalmente, avevamo recuperato. Loro tra le altre cose avevano giocato un giorno avanti a noi, e anche questo vuol dire poi a certi livelli. Però noi abbiamo sbagliato totalmente la partita. La verità è questa, non c'è altre cose. Quando una squadra su 3 partite fa 2 partite importanti e ne sbaglia una, vuol dire che mentalmente, secondo me, non era... Pensavamo forse che di essere diventati troppo bravi, siamo diventati superficiali, abbiamo fatto 20 minuti, penso, più brutti, perché almeno con Livorno 10 minuti l'avevamo fatti bene, ma i primi 20 minuti, se Perina non ci mette una pezza, ci potranno fare anche 3 gol. Perciò di cosa vogliamo parlare? Abbiamo sbagliato completamente l'approccio. Il responsabile sono io, perché li mando io in campo, ma non è perché sono subentrati, come ho letto e ho sentito, 4 giocatori... Ma... Quando gli altri giocano allo stesso livello di chi è subentrato, penso ci sia poco da parlare, bisogna dire la verità, cioè pessima partita e andare avanti. Grazie. Prego. Vittorio Scartelli, Gazzetta del Sud. Mister, a prescindere dall'atteggiamento che è stato sbagliato, comunque tu aspettavi delle risposte dalla squadra in generale, ma anche da chi probabilmente non gioca così spesso. Ecco, da questo punto di vista, come hai metabolizzato la prestazione che è stata negativa? Cioè, per loro si tratta di una chance sprecata, al di là che, ripeto, tutta la squadra magari non si è espressa su quei livelli. Ma non è tanto... Io non parlo dei 4 che sono subentrati. Io ho già risposto prima dicendo che tutti hanno fatto male. E io vado a vedere, faccio... Baez quante volte ha saltato l'uomo, scusate. Carretta sempre attaccata alla linea, non è mai entrato dentro. Una volta poteva giocare una palla dalla parte opposta, c'era Baez solo, non ha visto, è andato dritto per dritto. Un'altra volta mi sembra c'era Litteri che poteva servire Baez in mezzo all'area di rigore completamente solo e non l'ha vista, ha tirato che era in diagonale e non vedeva nessun tipo di porta. Abbiamo fatto male, qui non si tratta di 1, 2, 3, 4, qui si tratta del Cosenza globale che ha toppato la partita, iniziare dall'allenatore, chiaro? Perciò le responsabilità, io ho finita la partita, l'ho anche detto, il primo responsabile sono sempre io, adesso dobbiamo andare avanti, adesso dobbiamo guardare avanti, è inutile continuare a guardare dietro e a farci del male. Quello che è stato, indietro non si torna purtroppo. Magari si potesse tornare indietro, magari. Ippogatto, la Cosenza.com. Mister, lunedì si affrontano i due peggiori attacchi del campionato, Cosenza e Cremonese hanno 8 gol a testa. E però dall'altra parte c'è Peroni che ha la panchina che gli balla un pochino, visto che Cremona ha un organico da fare paura. Non sa chi scegliere prima, Gerardo, chi metteva i capelli. Però il Cosenza affronterà come al solito con questa la sua ordinaria. Che tipo di gara si può aspettare il Cosenza? Un'ultima spiaggia della Cremonese? S-
se è l'ultima spiaggia della Cremonese, che a qualche punto più di noi, per noi ci balla, oltre che la panchina ci balla anche il coso che ci abbiamo a casa. Io credo che dobbiamo essere realisti. Io dalla mia squadra, io non parlo degli altri perché non è nemmeno corretto parlare degli altri, io dalla mia squadra vorrei molto più coraggio, vorrei vederli come li conosco io, sarebbe anche l'ora, vorrei vedere una squadra che non gliene frega niente e di nessuno e che va in campo e fa la prestazione piena di coraggio, di voglia, di temperamento. Io sono convinto che questa sia una squadra, l'ho sempre detto, poi alla fine si tira fuori dai casini. Il resto a me mi interessa in modo molto marginale. Io sono convinto che ogni volta che li vedo allenarsi, come l'ho visti allenarsi ieri, a me mi lasciano buoni segnali e vado dietro ai segnali che mi hanno dato a me. È chiaro che poi quando sbagli la partita, io non sono abituato a nascondermi, io lo dico, tutto qui. Perché poi dopo non puoi diventare ipocrita quando non l'hai mai fatto nella vita, perciò poi ognuno la prende come vuole e la legge come vuole, tutto qui. Io sono convinto che questa squadra qui debba avere molto più coraggio e meno paura delle ombre di quello che è stato, perché secondo me hanno le qualità per poterlo fare e per fare un campionato diverso da quello che stiamo facendo. Pier Giorgio Giorgio, senza posto. Sì, salve, mister. L'ultima vittoria in casa che ha fatto in Cosenza, se non erro, è l'anno scorso contro lo Spezia. Dopo 10 giornate di campionato, per una squadra che si vuole salvare, sente un po' il peso di questa partita, perché dopo 5 partite ancora in casa non abbiamo vinto, quindi lei sente proprio questa pressione di questa partita di lunedì sera? Ma io la sento come tutte le partite, io sono convinto, e lo ripeto, che queste partite in casa le abbiamo toppate per sufficienza, per errori che abbiamo commesso. Abbiamo sbagliata una, la verità. Però io sono anche convinto, ripetendo quello che ti ho detto prima, di voler vedere più coraggio da parte dei ragazzi, di giocarsela come sanno giocare loro. E poi i conti li facciamo sempre alla fine. Questi sono tutti i discorsi che tutti gli anni facciamo, perché ci sono sempre stati tutti gli anni dove Braglia era in discussione, fin dal primo anno che è venuto qua, che la squadra era ultima, e lo è tuttora, perché quello che un allenatore deve fare, io mi porto solo una valigia, io faccio la svelta. Se qualcuno pensa che sia rincoglionito o altre cose, sta sbagliando di grosso. Tanto per essere chiari. Perciò noi ci dobbiamo giocare questa partita con coraggio, con motivazione importante, perché in casa non abbiamo mai vinto. Prima di tutto lo dobbiamo fare per noi, per la nostra classifica, per il nostro lavoro e poi per quelli che non ci hanno mai lasciato soli, che sono i tifosi. Tutto qui. Fabio Bernardo, parola di vita. Mister, posso chiedere se in questo momento la più sicurezza difensiva Corsi o Vittà? Capito, scusami, ma no. Se la tua sicurezza difensiva Corsi o Vittante, copertura. Secondo me sono due buoni giocatori tutte e due, dipende dal momento di forma che uno ha. Qui non si tratta di Vittante o Corsi, qui si tratta del Cosenza. Io fino all'anno scorso, prima, scusatemi, perché io non voglio difendere, non voglio fare tutte le volte il paladino, perché mi sono anche rotto un po' Maroni di fare il paladino. Fino a che non si è fatto male Corsi, in questa squadra chi giocava? Negli anni in cui sono stato io. Abbiamo preso terzini destri per levare Corsi, ha sempre giocato Corsi. Poi ci sta, e lì forse è stato l'errore anche mio, che un ragazzo che viene a 5 mesi crociato, poca attitudine alle gare, possa avere un momento di difficoltà, ma sono due buoni giocatori. Luca Vittante nelle ultime partite sta tornando il giocatore che era Avellino, che era prima di andare a Cagliari, cioè un ragazzo con un passo importante, non è che lo racconto io, lo dice la storia di Vittante, che è un giocatore importante. Anche lui all'inizio ha avuto problemi, perché anche lui vede il calcio
in una maniera, io invece voglio che lui giochi come dico io. Tutto qui, ma sono giocatori buoni, non sono loro il problema del Cosenza. Ultima, Franco Segreto. No, ma volevo sapere se domani potremmo rivedere Virgilio Timocchi, in difesa praticamente uno che dà tantissimo sulla croce sinistra, potremmo rivedere il centrocampo con Sciaolo, o magari l'interio signore di via del primo minuto si è già deciso e deciderà come al solito domani prima della gara. Ma noi abbiamo ancora due giorni per vedere bene, ma legittimo questa squadra si è fatto il titolare con me, perché stavo fuori una domenica. Ragazzi, ma Dorazio è un altro titolare. Cioè qui si va a fare processi a gente che hanno dato l'anima per il Cosenza. A me mi interessa il Cosenza. Legittimo è un titolare di questa squadra, è sempre stato o a tre o a quattro con me, ha sempre giocato nei due anni che è insieme a me. Perciò legittimo gioca sicuramente. O terzo di difesa o quarto gioca. Daniele è un altro titolare, ma non ci si può fidare solo di 11 persone se non ampli un pochino il vedere, anche per far sentire considerati gli altri, anche a costo di pagare di persona, non vuol dire niente, almeno per come ragiono io. Perciò sono giocatori importanti che l'anno scorso hanno fatto la fortuna del Cosenza e che lo devono fare anche quest'anno. Tutto qui. Grazie a tutti. Prego, arrivederci.